anche sicurezza è stata l'occasione per fare il punto sull'evoluzione delle minacce informatiche in ambito bancario. Come stanno cambiando gli attacchi e quali sono i trend più significativi in questo campo? Ma intanto c'è stata una prima osservazione da fare, secondo me, che questa edizione ha posto un'attenzione particolare alla parte, chiamiamola, informatica, cyber, come va oggi di moda di dire. Purtroppo i cybercriminali vanno ovviamente a cercare il denaro e vanno ad attaccare chi ha il denaro, per cui ovviamente le istituzioni finanziarie, i correntisti. A me, tra tutti i bellissimi argomenti di cui si è discusso, mi ha colpito in particolare una serie di osservazioni sul mobile banking, per cui parliamo delle applicazioni bancarie per il mobile, smartphone e tablet, eccetera. E c'è un po' da sfatare un mito, e meno male, nel senso che i cybercriminali oramai sono ovunque, sono pervasivi, hanno successo, hanno sempre una marcia in più, è una gara tra i buoni e i cattivi, tra chi ha da contrastare. Evidenzio anche che non si parla più del crimine fatto in casa, ma parliamo di organized crime, per cui è crimine organizzato. Premesso tutto questo, mi ha colpito il fatto che c'è un po' un mito da sfatare, per cui le applicazioni banking, sicuramente per più di un motivo, ma non sono ad oggi ancora nell'occhio del mirino, nel senso, parliamo di percentuali di frodi tra l'1 e il 3%, per cui abbastanza nulle. Credo che ci siano una serie di motivi, in primis perché il consumatore italiano, il correntista italiano, queste cose, quindi le operazioni banking, le va a fare al PC e comunque quando ha una scrivania e non on the run. Una seconda osservazione è che magari va a verificarsi il conto corrente, eccetera, dallo smartphone o comunque in mobilità, ma non a fare operazioni, a fare bonifici, eccetera. E credo che questo dipenda anche dal fatto che su un display che è piccolo è un po' difficile andare a inserire le password complesse e quant'altro. È una notizia importante perché va un po' a sfatare quelle paure che hanno i correntisti italiani quando si parla appunto di online banking, smartphone e questa tipologia di attività. Le banche italiane sono pronte a fronteggiare le minacce informatiche? Le banche italiane stanno iniziando a organizzarsi con dei cert interni, hanno già dei SOC, cioè dei Security Operation Center, eccetera. Quello che vedo come fenomeno tipicamente italiano, e se ne è tanto discusso, c'è stato un chiaro messaggio anche dal dottor Ciocca del DIS, è che dobbiamo iniziare a scambiarci le informazioni. Si sa che nel mondo bancario c'è molta riservatezza, ognuno ha il suo orticello, non si vuole tanto andare a spiegare all'esterno, ma sto vedendo che stanno nascendo delle belle community, delle comunità. Ecco perché è ancora più importante un evento come quello di quest'anno. Ci rivedremo per parlare ancora di questi temi e più nel dettaglio a novembre con Carte 2015, ma è sempre più importante che ci sia il confronto e lo scambio di informazioni. L'edizione 2015 di Banca e Sicurezza l'ha vista coinvolta come consulente sui temi della sicurezza informatica. Qual è il bilancio di questa sua prima collaborazione? Sì, siamo stati ingaggiati come advisor strategici, per andare a portare un pochino di innovazione, soprattutto a livello di contenuti. E 2 giorni che continuo a girare tra tutte le sale, ecco perché siamo anche abbastanza stanchi e provati. Io sono contentissimo, ma il mio è il parere di minore importanza. Ho sentito, ho parlato tantissimo con gli sponsor, con i partecipanti, con i relatori, è passato il messaggio ed è tornato il messaggio di contenuti più dinamici, innovativi e soprattutto una partecipazione estera, per cui abbiamo portato addirittura uno speaker da Los Angeles, Andrew Komaroff, e delle altre persone che arrivavano dall'Olanda, erano 2 dall'Olanda, una dalla Finlandia, Helba Horta di SSH Secure Communication, per cui un taglio internazionale perché? Intanto perché è importante il confronto, ma specialmente quando si parla di sicurezza e di cyber e di contrasto al cybercrime, è ancora più importante perché un attacco che mi succede oggi a una banca in Francia sicuramente farà parte di una campagna per cui prima o poi arriverà anche in Italia. Ecco perché era importante, che la presenza di più speaker, internazionali.